Bella ragazzi, qui American Shadow con un nuovo episodio di Minecraft. Bene, quest'oggi vorrei, diciamo, tipo automatizzare questo macchinario. Non proprio automatizzare, ma... Bene, quindi oggi costruiremo il sawmill. Per fare il sawmill ci serve l'iron axe. Quindi facciamola subito. Allora prendiamo tre. La facciamo a parte. Della legna. Sperando ci sia nel generator, ok. No, qui. Cavolo, si sta bloccando tutto oggi. Ok. Il ferro. Ecco qua la nostra Iron Axe. Poi. Ci serve il machine frame, ok. Ragazzi, avete visto come con il pulverizer si moltiplicano tutti i minerali, insomma. Ok, machine frame, basta, non ne voglio più. Poi il redstone, ok. Quindi questo qui l'iron axe e la legna. Ah, e il copper. Quindi due di copper. E la legna ce l'ho nell'inventario, che stupido. Ecco qui. Ho fatto il sawmill. Allora, il sawmill a cosa serve, ragazzi? In pratica lo mettiamo qui e gli diciamo che il rosso, cioè da dove esce la roba, va a sinistra, insomma, in modo che va direttamente nella chest. Lo colleghiamo. E a che serve? Ah, giusto, cavolo. Mi serve, dovrei rubare un generatore da qui. Perché sì, infatti non si collega. E sono uno stupido, ragazzi, perché non ho la tin. Non ho la tin. Sì, ce l'ho la tin, ma penso non si possa fare. Vediamo un po'. Dove sta? Eccolo qui. Ne servono 4 e 4, 8 e noi abbiamo solo 9. Quindi, per il momento ne rubiamo uno da qui. Con tutta la leva, giusto per farvi vedere come funziona. Allora, leva, eccola qui. Allora ragazzi, qui in pratica noi qui mettiamo la legna non elaborata. E se, come voi sapete, se noi mettiamo nel nostro inventario la legna non elaborata, ce ne dà 4 di diciamo elaborata. Mentre noi se la mettiamo nel sawmill ci dà 6 di questi per ogni cubo, diciamo, di legna non elaborata. E ci crafta, no, ci droppa un'altra cosa. Io vorrei uscire, ma non conviene. Andiamo prima a fare la nanna. C'è un ragno che rompe. Vieni qui. Vieni qui. Eccoti qui. Si buggano sempre nei vetri. Stupidi ragni. Ok, scusate. Dormiamo un po'. Se sentite della musica non fateci caso, è mia sorella che ascolta la musica a tutt'alto volume. Ok, quindi adesso voglio mostrarvi un po' a cosa serve. Legna, non questi. Eccolo qua. Ok. Bene, torniamo dentro. Ah, non so se avete notato, ma ho fatto il pavimento di basalto. C'è un vulcano proprio dietro casa, dopo ve lo mostrerò. Allora, come sapete, se noi ne mettiamo uno, ce ne dà 4, giusto? Mentre se noi ne mettiamo uno qui. Parti.
Perché è fermo? Parti? Uè. È fermo tutto. Non so perché non lo fa. Vediamo un po'. Ah, ecco qui. Ah, perché c'era, sì, la redstone torch giù. Quindi. Ah, cavolo. Scusate, togliamo un attimo. Allora, guardate. Ecco qui, ci droppa 6 di queste. L'arancione dov'è? Sopra e sotto, quindi l'arancione dovrebbe andare nei tubi. Togliamo un attimo anche l'arancione, scusate ragazzi. Ecco qui. Facciamone un altro. Vedete, altri 6. Ogni tanto dovrebbe dropparci una. Ah, giusto, dovrebbe andare qui dentro. Ecco qui, la sawdust. La sawdust a che serve? Serve che se diciamo noi ne abbiamo non 4 ma 8 dovrebbe essere. Ci fanno delle piccole barrette. Queste barrette, una volta cotte, ci danno il charcoal. Come vedete non si possono bruciare. Quindi, una volta fatto questo, rimettiamo il rosso qui. Ok, la legna è andata a bruciarsi tutta. Qui dovrò fare un altro di questi. Vi mostro un attimo il vulcano. È proprio dietro casa, è una figata, ragazzi, questo vulcano. È proprio una figata. Guardatelo. Questo qui poi lo useremo per farci un'altra fonte di energia infinita. Ecco qui. Basta raccogliere questa e ci dà il basalt cobblestone. E se noi cuociamo questa cobblestone di basalto, diciamo, ci dà di nuovo questo cubo come se fosse stone. Se la mettiamo come la stone per fare i brick, i stone brick, ci fa i basalt brick. Ossa. Quindi spero abbiate capito. L'ho fatto, diciamo, a telecamere spente perché per non annoiarvi, perché ragazzi ci ho messo davvero tanto tempo sia a cuocerle che a, diciamo, a prenderle, perché sbagliavo a, diciamo, a contare quanto ne dovevo prendere. No, lo sapevo. Sono un rincoglionito. Qui ho chiuso. Sì, infatti. Passiamo un attimo. Dovrò chiudere tutti questi buchi attorno a casa mia, perché davvero danno fastidio. Sono insopportabili. Ok. Quindi vi faccio vedere un attimo. Ecco qui. Come si craftano? Così, con il basalto. Vedete? Il basalto come si crafta? Con la basalt cobblestone. Vedete? E ci dà il basalto. Il basalto poi si fanno con 4 di basalto. Si fanno 4 basalt brick. Spero abbiate capito. Quindi mangiamo i popcorn. Ah, i popcorn li ho fatti sempre mentre non registravo. Ci danno, come vedete, la velocità. Anche se danno poco di fame, basta prendere i semi di queste pannocchie, diciamo, e cuocerle. E ci danno i popcorn, come logicamente popcorn originali, insomma, come nella vita reale. Come vedete abbiamo un bel po' di materiali. Abbiamo 2 di tin. Vediamo un po' se riesco a fare. Logicamente a telecamere spente sono 8.
Solo per queste due, 8, 9, 10, 11, 9, 10 e 11, giusto ragazzi, giusto, giusto, ce la facciamo. Quindi costruirò un altro di quegli Electrical Engine e nel prossimo episodio non so cosa farvi vedere, perché come vi ho detto già ho un altro mondo in creativo per testare tutti i miei macchinari. Questi macchinari come al solito sono creati tutti da me. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento, mettete mi piace alla pagina di Facebook ed iscrivetevi al canale. Alla prossima, ciao!